Hola estrellitas! Io sono Sofì e lei è Molly. Insieme siamo Las Lunas! Ci stiamo preparando? Sì, per il nostro primo firmacopie di Mercate in Mondadori, per la presentazione del nostro nuovo primo libro! La mia vita da sirena Las Lunas! Sì, ma dov'è il libro? Aspettate un attimo. Vado a prenderlo. Eccolo qua. Allora, è una storia sull'amicizia, una storia di sirene, vi piacerà tantissimo. Ma comunque questa non era la pubblicità del libro, era per dirvi che non vediamo l'ora di vedervi. Sì, di incontrarvi e di vedervi. Vabbè, scusate se siamo pazze. Sì, ma Office privato. Moni. Grazie, scusate ma siamo di frettissima perché come voi sapete io oltre a essere Dori pesciolino, quello che si dimentica tutto, sono anche un po' ritarditaria, leggermente ritardataria, no leggermente, quindi in questo momento sono quasi le 13, l'appuntamento con voi è alle 16 e sto già alle 4 di pomeriggio e tra poche ore sono le 4 e io sto già sclerando ragazzi perché non abbiamo ancora mangiato e insomma deve arrivare la nonna Rosy, ci sarà anche Papi Andy, vediamo se lui e Pino arrivano anche loro. Eh sì? E insomma, un sacco di roba. Ragazzi, però, chissà chi di loro verrà veramente il nostro primo firmacopie, le stellitas. Ah, cioè, voi che siete le nostre stelline, noi vi vediamo i vostri commenti, vi leggiamo. Finalmente potremo toccarvi. Così diremo, ma tu sei una stellina, tu sei nulla. No, non così, magari non così. Non spaventiamole, per favore non spaventiamo le nostre strellite. Non così magari. Magari tu che stai guardando, proprio tu, ci incontrerai oggi e ci potremo vedere. Poi abbiamo gli adesivi da dare. Sì, gli abbracci, i bacini. Speriamo tantissimo che il nostro libro vi piaccia. Innanzitutto perché è una storia veramente emozionante, direi, sull'amicizia. E se voi avete un migliore amico o una migliore amica, lasciateci tanti like, iscrivetevi e cliccate la campanella. Allora, adesso noi in questo video voi vedrete i disastri che facciamo per prepararci. Io direi mi devo fare i capelli perché sembro una pazza, secondo me la gente scappa. E tu ti devi fare la... Ma guarda che scappa di più se sei senza trucco, eh. Sì, esatto. Allora, per fare i capelli più belli ondulati... Sì, perché io vorrei in realtà i capelli ondulati, ma ce li ho lisci. Esatto, lei ce li ha lisci, li vuole ricci. Tu ce li hai ricci, li vuoi lisci. No, io mettetevi non d'accordo. No, io non li voglio, li ho lisci, li voglio lisci. Oh, vabbè, comunque, allora, adesso noi ci... noi ci prepariamo, dobbiamo mangiare. Speriamo che non succeda nessun guaio oggi. No, perché a Las Lunas succedono sempre disastri, eh. Se succede un guaio oggi, cosa facciamo? Che poi dopo ci abbiamo il firmacopie e così, no, non si può. dai, non succede niente. Allora, qui mettiamo una caterva d'acqua. Ti sto... ok. Adesso facciamo la treccia. Io direi momento treccia che è un po' noioso per voi. Adesso andiamo. Ah, dobbiamo scegliere l'outfit. Dobbiamo preparare gli adesivi, dobbiamo prepararci e ci vediamo al firmacopie. Copie. E scoprirete com'è un firmacopie, che cosa succederà, chi incontreremo. E nessun guaio, ve lo prometto, in questo video non succederà niente, ma proprio niente, ma proprio niente. Mamma, ma ogni volta che dici così, succede sempre qualcosa, quindi non lo dire. Ormai l'ho detto, speriamo bene, Strelitas, incrociate le dita per noi. Allora, andiamo a scegliere l'outfit. E sì, la treccia! Ok, mi ha fatto la treccina! Allora, Sofì, c'è un piccolo problema. Io ancora i capelli non li ho finiti. Siamo già in ritardo e ho una fame.
Quindi non riesco a aiutarti a decidere il tuo outfit perché devo ancora scegliere il mio. Fa niente, ci penso io. Sei sicura che ce la fai da sola? Guarda che io ho 10 anni. Ho fatto la quinta elementare, cioè non la faccio più perché ormai è giugno. Però, quindi, sono brava io. Quindi sei abbastanza grande da sceglierti il tuo outfit da sola. Sì. Mi raccomando che è una cosa importante, che dobbiamo incontrare le Stregitas e dobbiamo essere carine. Scusate, avete visto la mia camicia? Che spavento! Il mio outfit, vieni, non vieni, ci pensa vieni. Nessuno. Vieni, vieni, vieni. Ma no, no, guarda. Vieni a salutare le Stregitas. Ecco Papi Andy. Ah, cioè, Stregitas, non mi aiutano neanche a trovare la camicia. Ma tu sei bello anche così, con la maglietta. Scusa, abbiamo un Papi giovane. Scusate, il Papi è troppo alto, non ci sta neanche dentro nella telecamera. Ok, allora Papi, c'è un... tu che sei chef, sei cucinato molto bene. Abbassati. Abbassati, abbassati. No, non così tanto, a metà, ecco così. Più giù, più giù, più giù, più giù. Vai, mettiamo il cappello da chef, mettiamo. Vabbè ragazzi, oggi è disastro. Comunque vai a preparare da mangiare che abbiamo fame, dai. Vado. Andiamo, andiamo. Allora, facciamo, Papi, abbiamo ancora, deciso, abbiamo deciso così. Da questo momento ognuno si prepara per conto suo. Poi ci troviamo tutti davanti alla porta per uscire di casa, ok? Va bene. Tra un'ora. Ok, okay, ciao, 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 Sofia. Ok, devo scegliere i vestiti. Ok, allora. Tiro fuori questo qua. Questo. Dovrò essere vestiti belli eleganti. Questo e basta. Ok, allora. Potrei decidere tra di questo, che è una gonnellina con un top, oppure questo vestito pieno di fiori, e questa è una tutina con i pantaloni a zampa. Allora, Stregitas, scrivete qua sotto nei commenti secondo voi quale mi dovrei mettere tra di tutti questi tre vestiti. Allora, se votate questo, l'outfit 1, scrivete rosa. Outfit 2, scrivete vestito. Ed outfit 3, scrivete tutina. Ok, adesso devo decidere. Ciao, Stregitas! La mia vita è la sirena! Direttamente in libreria, oppure puoi preordinarlo su Amazon. Link in descrizione. Besitos! Stregitas, mi sento un po' strana. Ho capito perché, perché dei minuti fa mamma Moni, per sbaglio, mi ha rovesciato l'acqua addosso e non vorrei che io mi rintrasformi in una sirena. Scusate, per chi non ha visto il video precedente, se io tocco l'acqua mi trasformo in una sirena! Ed ecco, al college Las Lunas mi sono trasformata in una sirena in classe ed è successo un disastro, un casino. Vabbè, per chi non se l'è visto quel video là e se lo vuole guardare, ve lo lascio qua di fianco. Comunque, Stregitas, devo andare in bagno prima che mi succeda qualcosa. Perché non voglio che mamma Moni sia Papi Andy o qualcun altro mi scopra che io sia una sirena. Devo andare. È successo di nuovo, lo sapevo. Mamma e papà si stanno preparando ed io no, quindi sto perdendo tempo. Come faccio? Mamma Moni ha detto che quando saremo tutti e tre pronti ci dovremo ritrovare alla porta ed io non posso andarci mica così. Come faccio? Mi provo ad asciugare. Per chi non lo sapesse, ecco, tipo una forza nelle mani per asciugarmi. Ci vorrà almeno mezz'ora per asciugarsi. Guardate, comunque sta uscendo un po' di fumo.
sia pronta. Io mi sono messa questo vestito, spero che vi piaccia. E ho anche stirato bene i capelli. Oh, mi sono apparse tutte queste ciocche. Che cosa è successo? Non devo farmi scoprire. Comunque, magari può sembrare che sono andata dal parrucchiere. Speriamo che Sophie non dica nulla di questa cosa. Papiani mi sta aspettando già giù in macchina. Mi devo sbrigare perché siamo già in ritardo, Strelitas. Ma si può essere in ritardo anche al proprio firmacopie? Non ho parole. Lasciatemi un like, iscrivetevi e cliccate la campanella se vi piacciono i firmacopie e se volete vedere che cosa succede. Ci vediamo al firmacopie. Non andate via, rimanete qui, eh. Eccomi. Papi, Papi Andy, sono qua, andiamo. Andiamo. Ok, sono pronta per il firmacopie. Mamma e papà saranno super arrabbiati, devo subito andare. Mamma, papà, eccomi. Ma dove siete? Ma qua è chiuso! La porta è chiusa a chiave! Ma mi hanno lasciata qua a casa da sola? Così non posso andare al firmacopie, ma sono pazzi! Anch'io ci devo andare! No, io ci volevo andare al firmacopie per conoscervi! Adesso non posso! E adesso! Adesso non mi vedrò più! Come faccio? Mi hanno lasciata qua da sola, ma sono veramente pazzi! E adesso! Ok, ci siamo, Strelitas, stiamo arrivando al primo firmacopie delle Las Lunas, Sophie e Moni, e qui con me c'è Papi Andy. E abbiamo preso tutte le borse? Sì, sì, ho preso tutto, ho controllato. Ah, ok, perché ci sono le borse, poi le penne per firmare, ma non stiamo dimenticando nulla, mi sembra. No, è sempre così, ti sembra di aver perso qualcosa, dimenticato qualcosa, ma tutto ok. Boh, e poi mi sembra che manchi qualcosa in macchina. Ma no, forse è un'impressione. Magari scrivetemelo voi qui sotto nei commenti se vi viene in mente qualcosa che possiamo aver dimenticato. Mi sembra che ci sia tutto. Arriveremo fra neanche 5 minuti e siamo pronte. Ah, siamo arrivati finalmente al firmacopie. Sophie, scendi. Ma dov'è Sophie? Non è in macchina! Ma non è venuta con te! Sophie, dove sei? Ma non vedi che non c'è? L'abbiamo dimenticata a casa! Dimenticata? Sì! E adesso come facciamo? C'è il firmacopie e manca Sophie? No! Vabbè, dai, iniziamo ad andare là a vedere perché ci sono già i bimbi! E poi vediamo come risolverla! Ok! Dai, prendi le borse, sì, dobbiamo sbrigarci. Cosa? Cosa ci fai qui nel nostro bagagliaio? Il punto è che io volevo venire al vostro firmacopie, quindi mi sono nascosta nel vostro bagagliaio, dato che i miei genitori non mi facevano venire. Comunque, dov'è Sophie? Aspetta, l'avete persa! Ma che genitori siete? Cosa facciamo adesso? Ma i suoi genitori la staranno cercando, saranno disperati! Oh no! Cosa facciamo? Iniziamo ad andare a firmacopie con Lu. Dai, Lu, vieni! Andiamo! Vieni, Lu, che disastro! Che disastro! Non ci credo! Proprio oggi che abbiamo il primo firmacopie, non ne succede una giusta! È passato un sacco di tempo ormai! Ma si accorgeranno che io non sono là! E quindi verranno a prendermi, no? Non mi resta altro che aspettare. Cioè, io non lo so. Invece di portare nostre figlie abbiamo portato Lu, che è scappata di casa, un disastro. Non ci capisco più niente io qua. Vabbè, ma so come camuffarmi. Ho gli occhiali, eh? Ecco, adesso sì, buona idea. Adesso arriveranno le Strelitas al nostro primo firmacopie. Sophie non c'è. C'è Lu, iniziamo a entrare in libreria, poi pensiamo come fare. Andiamo. Ciao, mamma Rosy! Oh, meno male che sei. Meno male che ci sei tu qui. Allora, è successo un disastro. Sophie non c'è, l'abbiamo persa
o meglio l'abbiamo dimenticata a casa. E Papi Andy è stata colpa tua perché no, io... No, sei stata te che l'hai dimenticata. No, io mi stavo preparando. E poi dopo, insomma, non c'è, però lei è scappata di casa e... Ma che casino! Cioè, praticamente abbiamo lui al posto di Sofia. Adesso cosa gli diciamo alle Stritas che vengono qua a prendere i libri, vengono per vedere Sofia e Sofia non c'è? Ma secondo te? Ma adesso no, piazziamo vabbè qua Lu. Guarda, sì, può sembrare Sofì, no? Giusto, sì, perché... guarda, è uguale. Ecco, identica, mettiti uguale qua. Allora, facciamo finta. Aspetta. Tu fai finta, dici che sei Sofì. Ok, inizia a filmare. E allora diciamo buongiorno. Ciao ragazzi, lei è Sofì. E diranno, ma come mai non ha più i capelli lunghi? E... Li ho tagliati perché c'è caldo. Brava, bravissima, bellissima idea. Parla un po' come Sofì. Sì, così. Sì, la voce un po' più fine? Più fine, così. Più pazza, così. Più pazza? Più pazza, così. Ecco, sì. Un po' meno, un po' meno. Un po' meno? Così. Nonna Rosy. Gesticola, gesticola. Gesticola. Perfetto. Aspetta. È uguale. No, chiediamo. È uguale. Chiediamo. Nonna, tu che cosa dici? Ci assomiglia un po' a Sofia o no? Ah, sì. Allora, adesso arriveranno le Stregitas per il nostro libro, Las Lunas. La mia vita da sirena, speriamo che vada tutto bene. Mi raccomando, lasciateci un mi piace, iscrivetevi e cliccate la campanella, che disastro. Ascoltate, io intanto torno a casa e vado a cercare Sofì. Sì, allora, bravo, tu vai a casa, la porti qui, mentre che non se ne accorgono spostiamo lui e mettiamo Sofì dentro. Va bene? Ok, dai, va bene. Ok, mi raccomando, sbrigati. Vai, lui. Ciao. Ciao. Nonna Rosy? Ok. Io vado, Stritas. Forza! Ce l'abbiamo fatta! Sì, per fortuna non sono ancora arrivate le Stritas. Andiamo! Eccoci! Finalmente siete arrivati! Ce l'abbiamo fatta, Sofì! Ma che cosa ci facevi a casa? Siete voi che mi avete dimenticata! Adesso sì! Scusaci! Scusa, non so cosa è successo! Ma Lu, tu che cosa ci fai qua? Io... Allora, sono scappata di casa per venire al tuo firmacopie. Poi mi sono nascosta nel bagagliere della tua macchina, ma tu non c'eri, quindi mi hanno sostituito con te. Sono venuta qua, ma non c'eri, quindi tuo padre è andato a prenderti a casa. Poi è tutto... Non sto capendo niente. Però fa niente. L'importante è che sei qui. Ecco, invece a me è successo che i miei genitori mi hanno dimenticata a casa ed quindi io ero lì pronta ad aspettarli a casa da sola. Ed ecco, dopo il papi Andy mi è venuto a prendere perché si sono ricordati di me ed eccomi qua. Ed è per questo che sono in ritardo. Scusate, ero andata a sbirciare un po' all'ingresso. Sofì, Lu, venite qua. Stanno arrivando le Stregitas, le ho viste tutte in massa, sono tantissime. Oh, che bello, siamo felici, finalmente è viva. Nonna Rosy, sei contenta che anche tu conoscerai le Stregitas? Certo, sono felicissima. Eccole, eccole. Oh, dai, iniziamo, iniziamo. Oh, vai. Io sono Sofì e lei è Molly. Insieme siamo Las Lunas e siamo al film a coppie e oggi con noi c'è la nonna Rosy e con noi c'è anche Lu e con noi c'è anche India e con noi c'è ci sono anche le Stregitas. Ci stanno cercando. Se qualcuno vi chiede dove siamo, non diteglielo, sennò ci rinchiudono completamente. Allora adesso allora, diciamo
Scusate, mi sono fregato un libro. Stelline, come si dice? Stellitas. Signorina, lei quanti anni ha? 7 anni. Quanto è alta? Non lo sa. Poi, quanto pesa, signorina? Non sa niente. Come si chiama? Serena. Allora, Serena, lei per essere assunta deve studiare un po' di più, perché non sa quanto è alta, non sa quanto è pesa. Cioè, vabbè, per questa volta facciamo venga pure di qua. Per questa volta passi, ma la prossima volta che lei si presenta, tra l'altro un'estriita con, guardate come brilla, è bellissima. C'è l'ombretto sbrilluccicoso perché le estriita sbrillano tutto. Il castigo, forse due, allora Sofì, lui il castigo, perché state dando fastidio alle estriite. Succede che c'è una bulla nel libro. Allora, se c'è una bulla a scuola o in qualsiasi posto, voi dovete sempre parlare con i genitori. Mi raccomando, se vi succede un guaio andate dai genitori, perché mamma e papà vi aiutano, chiaro? Sempre. Chiaro. Non tenete segreti, mi raccomando. Ok ragazzi e ragazze, ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto un bellissimo firmacopie, il nostro cuore scoppia di gioia, vero Sofì? Da 1 a 10, quanto sei felice? 300 di milioni di miliardi di milioni di miliardi di infinito. E poi comunque c'era con noi anche Lu, ci ha aiutato, ha firmato anche lei, insieme a noi tutti i libri, anche la nonna Rosy. Papi Andy ci ha aiutato con tutto il resto, ha fatto un po' di riprese da cameraman. È stato bellissimo conoscervi Estrellitas. Per chi magari abitava lontano avete visto questo video e speriamo di fare dei film a copia anche nella vostra città, vero Sofì? Vogliamo conoscervi tutti, speriamo che i nostri video vi piacciono. E anche che vi piace il nostro libro, se avete la possibilità di leggerlo, ormai straparliamo, non siamo più capaci di parlare dopo oggi, ma comunque speriamo che vi possa piacere questa storia perché è fantastica e succedono delle cose incredibili e magiche. Comunque sia, lo potete leggere durante le vacanze, farvelo regalare come fine anno, perché per la scuola è finita. E quindi ci vediamo al prossimo video! Besitos!